Mr. Jerry Selfie. Amo Lex. Messaggeria Lex. Allora, oggi tocca a Rex. Rex tecnicamente è la scultura per la tomba della famiglia Agostini, una tomba alla quale io lavoro dal 1976. L'architetto Sergio Agostini, oltre ad essere stato il mio insegnante di educazione artistica alle scuole medie, è stato anche un mio cliente molto importante e ha seguito la mia carriera artistica fin dall'inizio. All'inizio, praticamente ventenne, mi ha fatto fare dei lavori importanti per un industriale di Forlì, al quale era un costruttore di bombole di gas, l'ultragas si chiamava. Mi ricordo che gli modellai il simbolo della sua ditta, questo San Bernardo che teneva la bombola di gas tra le zampe, e gli feci un tavolo molto, molto bello, intitolato I 12 Sapienti, fatto in vetro resina, oro zecchino, il tavolo di 12 Sapienti. Fu un lavoro che mi trovò lui, più tante altre cose, eccetera. Nel 76 facemmo la prima opera d'arte per la tomba di famiglia e mi chiese un portafiori da mettere al posto del portafiori che c'era già, che avesse un bassorilievo davanti, e io modellai in Creta questa scena di questo cavallo, questo ronzino vecchio, che giunto alla fine della sua vita si trovava di fronte a un angelo con una spada che gli faceva un po' il punto della situazione. E mi ricordo che allora la feci in vetro resina, gli feci dietro la vaschetta, e la patinai in finto bronzo, un finto bronzo nero, un po' da esterno, eccetera, perché insomma ancora l'esperienza del bronzo la iniziai l'anno successivo, no, tre anni dopo, nel 79 ebbi la prima commessa di lavoro su un bronzo con la compagnia portuale, lì la facemmo in vetro resina. Poi, sempre per quella tomba, mi chiese nel 1995 di fare l'angelo, un angelo di vetro resina, al quale io ho messo degli occhi di vetro. E poi nel 2004, mi sembra che sia, nel 2004 mi ha chiesto di fargli un Cristo da mettere sopra in alto, togliendo il simbolo che c'era prima, adesso non ricordo neanche bene cos'era, e io gli dissi sì, va bene, faccio questo Cristo, però voglio che mi diano solo fotografie di quando lei aveva 20 anni e la modellerò sul ritratto della sua faccia. Lui me la portò, una faccia veramente molto bella, e su quella sì. E su quella faccia io feci il Rex. Quello in bronzo lo curai molto bene, perché in cera gli feci proprio le spine abbastanza lunghe, cosa che in ceramica fredda, anche se diciamo veniva fuori dallo stampo, ma si rompevano con facilità perché era un attimo prendersi. Infatti ha delle spine molto corte, sembrano più denti di cane, di pesce cane, più che delle spine, però è il simbolo che deve dare, diciamo, la sensazione. In quel periodo mi ricordo che uscì fuori il film The Passion di Mel Gibson, un film che, diciamo, come novità ebbe, che fece capire quanto cruenta era stata la flagellazione, al contrario di quello che ci era stato spacciato, un po' di frustate, due o tre segni rossi, invece no. Era una roba che ti scorticava la pelle fino ai muscoli, gente moriva sotto il flagello. E per cui, un po' motivato da quella cosa, feci da questo Rex, a parte il pezzo in bronzo che poi dopo è stato messo nella tomba di Sergio Agostini, altre copie per me.
E da allora ci fu una volta una ragazzina che sembrava che stesse per comprarne una coppia, ma poi dopo intervenne la famiglia dicendo praticamente tipo no, la bambina si è sbagliata, voleva regalare qualche cosa di riso solo alla nonna, ma gli regaleremo una roba un po' più modesta perché costava 800 euro. E quanto l'ho messo? Sì, 200 euro, sì, come gli altri multipli. Infatti approfitto adesso per dire che il riscatto di questi due Rex, perché ne ho rimasti solo due, lo stampo poi l'ho distrutto, ne sono rimasti solo due, li vendo per 200 euro. Uno è bianco e uno è dipinto da me. Il Rex che io l'ho fatto per la tomba di Agostini, ma ho pensato fin dall'inizio di continuare con l'elaborazione di questo modello per arrivare alla mia crocifissione. La mia crocifissione, adesso ve la faccio vedere, è questa. Chissà se si vede. Chissà, forse è troppo alta. Quanta forza interiore ci è voluta per sopportare una crocifissione. Il maestro si è fatto crocifiggere non perché lo hanno costretto contro la sua volontà, perché se voleva rifiutarlo l'avrebbe dovuto fare. L'ha potuto fare perché aveva una forza interiore unica. Allora in questo Rex, questo è un piccolo modellino, la faccia che io gli voglio mettere è la faccia che poi ho modellato per la scultura di Agostini da mettere nella sua tomba di famiglia. Però questo Rex, nel suo insieme, se avrò la possibilità un giorno mi piacerebbe realizzarlo grande. Ho partecipato a un concorso per quelle rotonde che hanno, non aveva l'Erectus, aveva il cazzettino piccolino. L'Erectus gliel'ho aggiunto dopo aver scoperto il simbolo del Tse, di quanto sia potente e di quanto esiste anche la tradizione del Cristo eretto durante la crocifissione. Fa parte delle icone antiche del Cristo con il fallo eretto, l'ha disegnato anche Leonardo da Vinci, una roba del genere. Per cui se vi sembra blasfemo sappiate che non lo è, e comunque l'intenzione non è quella di voler apparire blasfemo facendo questo tipo di immagini, ma per raccontare di una forza che sfugge al nostro intelletto. Oh, bella, fammi aprire qua la situazione, mettiamo a posto il Rex piccolo, perché così concludo il Rex grande. Qui ci sono rimasti questi due esemplari, se li volete riscattare, 200 euro, in ceramica fredda, li potete appendere se avete una tomba di famiglia, una casa, voglia di averlo. Non abbiate paura, non porta male, non porta sfiga, è un po' come la Madonna della Morte. Aiuta nei problemi, non viene a peggiorarli, aiuta a superarli, andare avanti. Bon, questo è il Rex, non so se ho altro da dire. Ah sì, no, dico solo questa cosa qui. A proposito del concorso, ci fu, adesso non mi ricordo chi fu, a Bologna ci fu una ditta che fece un concorso per quelle opere pubbliche da mettere all'interno della loro ditta, eccetera, no? Io proposi in questa scala che andava su, calando dei fili dal soffitto, questo Cristo qui senza il fallo eretto, aveva semplicemente il suo cassettino piccolino, però appeso in dei fili sarebbe stato proprio quasi una spada di Damocle, no? Mi ricordo che chi vinse il concorso presentò un pezzo di ferro alto così, largo così, squadrato, dipinto tipo un colore metallizzato e basta, semplicemente aveva vinto questo tubo di ferro. Sono andato a leggere il nome dell'artista, si chiamava come il presidente della giuria che doveva stabilire chi doveva vincere.
Io mi ricordo che gli scrissi una lettera dove ho detto: ho riso così tanto nel vedere che ha vinto un parallelepipedo, perché veramente vi devo ringraziare, perché era tanto che non ridevo così tanto di gusto, al di là, diciamo, della pena, no? Della pena di vedere la verità beffeggiata, ma vedere che proprio, cioè ti sei inventato sta roba per dare la paghetta a tuo figlio, ma dagli la paghetta, non rompere il cazzo alla gente, dai, sai, vuoi dare i soldi a tuo figlio, ma dagli, non mascherare sta roba che tuo figlio è un grande artista perché ha presentato un pezzettino di ferro. Vabbè. Questo è Rex e non ho altro da aggiungere, però mi sembra di aver parlato abbastanza anche adesso. Le 10.000 firme, non so come stanno andando, siamo più o meno sul centinaio. Centinaio? Non è male, se arrivassimo a 300 firmatari sarebbe già una bella cosa, ma quelli che hanno firmato, c'è qualcuno di loro, avrà una bellissima sorpresa. Messaggeri selfie, amo messaggeri.